Sì, eccola, c'è il gioco. Un disastro oggi, Signore e un disastro. signori, amici di Formula Italian Team, buonasera. Ci sono stati dei contrattempi uno di seguito all'altro, mancano Una 20 minuti, decina, 20 diciamo. secondi. Esatto, tutto ancora da decidere, ovviamente, comunque, perché ci sono tutti i piloti che stanno terminando il proprio giro veloce, non siamo qui a fare le presentazioni, c'è Topin Kestrel che in questo momento sta guidando il gruppo e sta guadagnando il terzo settore. Intanto le qualifiche in questo momento sono terminate. Vedo che Topin Kestrel ha abortito il giro, a quanto sembra. Sì, sembra abbia Sì, abortito in giro. Vai, Giga. ha preso il muro del castello proprio in uscita, quindi ha abortito il giro. Attenzione alle due Ferrari che erano le due macchine molto competitive nel giro di qualifica, soprattutto Lewis. Sì, assolutamente. Soprattutto anche Millisano, che nelle prime fasi delle qualifiche abbiamo visto che si era portato in terza posizione insieme a Zemme in seconda. Intanto vi segnaliamo Paolo che è andato a muro nella curva del castello e appunto si è ritirato dalla sessione, mentre tutti i piloti in questo momento stanno terminando il proprio giro. Ho visto un Melisano in pelo di curva 15, Millisano. lunghissimo, ha perso qualcosa. Intanto Lewis conferma il suo terzo giro, Sì, ho la sua perso terza posto. posizione, scusa, il suo terzo posto, scusate. Intanto vedo che c'è una macchina che è a muro, curva 15, mi sembra, mentre tutti i piloti stanno terminando il proprio giro Patrick Sperry. veloce. Intanto Melissano sta tagliando in questo momento il traguardo e termina in quarta posizione. Tucumi, che in questo momento sta percorrendo il lungo rettilineo finale, che lui sta guadagnando il termine, Ma le rientrerà credo ai qualifiche, box. Sì, rientra quindi i box. terminano Sì, qua le qualifiche, caro il mio Alessandro, quindi puoi fare anche un rapido facciamo un rapido excursus. yes. Facciamo un rapido excursus di queste qualifiche che ci sono state. Sì, ci sono state con Raffo Idex su Red Bull che si conferma poleman in questa gara in Azerbaijan sul circuito di Baku con un primo 38 secondi e 2, subito seguito dal leader del campionato Topin Kestrel, staccato di qualcosa di 30-40 millesimi. In terza e quarta posizione abbiamo il duo Ferrari, capitanato da Lewis, subito seguito da Melisano. In quinta posizione abbiamo Tukumic, mentre in sesta posizione abbiamo la McLaren di Stam. In settima posizione abbiamo Visser, mentre in ottava ed in nona posizione abbiamo il duo Alfa Tauri con capitanato Tia Prince in ottava posizione e Kaisermat in nona. In decima posizione abbiamo la seconda Racing Point di Michael. In undicesima posizione abbiamo Mr. Clive, mentre in dodicesima e in tredicesima posizione abbiamo le due Alfa Romeo di Reverso Navi e Patrick Sperry. Poi abbiamo in 14ª posizione Taz, che non ha effettuato nessun tempo, come anche Paolo, che si è ritirato durante la sessione, e Gianluca Occhi, anche lui non ha eseguito alcun tempo cronometrato, perché Taz e Gianluca Occhi devono scontare una penalità e partiranno dal fondo dello schieramento. C'è da dire anche Alessandro che la stanza verrà ricreata perché c'è Sì. Il stato un pilota che si è disconnesso e si Pullman tratta proprio del del Pullman Pullman. di Raffo Idex, quindi Raffo Idex prenderà 5 secondi di posizione in penalità e partirà quindi in terza fila, quindi pole position di Topin Kestrel con Lewis al suo fianco. La cosa interessante è che i primi 10 partiranno con gomma nuova in gara, visto che comunque si ricreerà la stanza, quindi gomma nuova per tutti e si annulla il vantaggio di chi sta fuori dalla top 10 e sceglie una gomma diversa, perché comunque la gomma nuova rossa ha un grosso gap nei confronti di una media comunque nuova. Assolutamente, Andiamo conterò di mini soprattutto il tipo di spot, circuito quindi. che sinceramente Va da bene, quindi a girotorce tra delle poco. gomme. Intanto appunto la A stanza tra verrà poco. appunto ricreata. Sì, Prego. magari ci.
Signore e signori, buonasera. Siamo tornati in questo momento, stiamo ricreando la stanza, stiamo impostando tutte le configurazioni necessarie, mentre intanto io e il nostro benamato J Sport, che non abbiamo salutato precedentemente, Buonasera a tutti. e il nostro regista preferito, nonché trapiantato veneto, Andrea, dottor Long. È stato un agguato, stavo aggiustando delle cose. Comunque, buonasera. Perfetto, perfetto. Saremo qui e faremo un po' un attimino di salutino. Ho preparato già la mia bevanda, il gusto di acqua, e parleremo, della gara che verrà a disputarsi da qui ai prossimi minuti. Parliamo un attimo della pista, caro il mio simpatico JJ. È una pista comunque particolare, è un circuito cittadino caratterizzato principalmente da rettilinei enormi, lunghissimi e intervallato da curve di 90 gradi. Sì, diciamo che è il terzo cittadino innanzitutto che affrontiamo in questo inizio di stagione, quindi sulle prime 7 gare abbiamo affrontato già 3 cittadini, è un cittadino molto simile comunque al cittadino del Vietnam, Baku diciamo che è una pista, sì, viene comunque diciamo molto temuta per via dei muri, soprattutto in curva 8, ma può offrire comunque grande spettacolo, soprattutto può offrire molte occasioni di sorpasso, soprattutto nel rettilineo principale, dove si arriva praticamente a farfalla piena per oltre 30 secondi, 2 km praticamente di dritto. E credo che se i piloti saranno tutti vicini vedremo un gran bello spettacolo. Da notare come in qualifica abbiamo comunque sempre gli stessi piloti in questo momento più in forma. Con Toppin Vero. Kestre che questa volta non è riuscito a fare la pole, ma comunque partirà dalla pole visto che Raffoirex sarà penalizzato. Grande occasione per lui per allungare ancora di più i suoi immediati inseguitori. Assolutamente, però io ti faccio notare giusto una cosa. Sto guardando le statistiche per il Gran Premio di Azerbaigian della Sport League in tutte le edizioni. Che sono state disputate fino ad ora, non c'è mai stato un pilota che partendo dalla position ha vinto poi il Gran Premio. Il 50% ci sono state quattro partecipazioni in Formula Italian Team, e il 50% delle partecipazioni hanno visto quarta posizione. Per cui bisogna tenere co da conto anche questa cosa qui, bisogna tenere conto anche dei freddi numeri, se vogliamo metterla in questo modo. Diciamo che in questo momento, guardando le fredde statistiche, colui che parte dalla pole position in questo momento non è sicuramente avvantaggiato. Sicuramente anche perché c'è un dato tecnico del fatto che lui è il primo da tutta la scia al gruppo, chi rimane attaccato poi dopo può sfruttare il fatto di DRS per sorpassarlo. È anche vero che Baku, essendo una pista che permette i sorpassi, ma comunque sempre un cittadino, fa sì che può uscire safety car, vinto safety car, e quindi come ad esempio anche a Monaco può ribaltare comunque le sorti. A Monaco però non si passava, qui invece se quelli dietro prendono il jolly della safety car rientrano in monta gomma nuova, per chi dopo sta davanti e non è potuto rientrare, dopo questo diventa un bel problema, soprattutto nella difesa. Importante anche per quanto riguarda la safety car vedere dove i piloti ripartiranno, perché comunque con 2 km praticamente di rettilineo chi offre la scia, soprattutto il primo, sarà veramente svantaggiato. Ciò nonostante, comunque, dobbiamo anche considerare il fatto che i primi 10 con la rossa partiranno con la rossa nuova, se si correrà sull'asciutto, il che comunque offre un gran vantaggio, soprattutto in termini di grip. Ricordando anche il fatto che qua l'usura è prevalentemente sulle posteriori, soprattutto perché ci sono tante curve da 90 gradi, quindi bisogna trazionare per bene. E sarà interessante poi dopo alla sosta vedere come prenderanno il ritmo con la hard, perché è una gomma molto dura, difficile da scaldare soprattutto nei primi giri, e non sarà molto facile perché soprattutto la dura ci mette un po' prima di arrivare a un giusto range di temperatura, quindi importante anche la fase di pit stop.
Assolutamente. Quindi tu dici che la gomma da gara fondamentalmente è la media in questo momento, la gialla, fondamentalmente. Diciamo che la gialla è in mezzo tra la hard, cioè nel senso è una buona gomma, più veloce della hard, ma molto più lenta rispetto alla soft. Il problema, credo che difficilmente vedremo una gomma gialla al secondo stint, almeno che qualche pilota non cerchi di provare l'azzardo, che ci può stare, però il problema sarà molto poi dopo nelle posteriori, soprattutto nella trazione, come si deve gestire. Altro nodo cruciale sarà soprattutto il primo giro, i primi due giri, attenzione alle prime curve, perché le gomme saranno molto fredde e soprattutto i freni non saranno pronti, quindi potremo vedere tantissimi errori in staccata, soprattutto nelle prime quattro curve, dove si stacca veramente forte. Perfetto, assolutamente perfetto. Come farei senza di te, caro il mio Jacopo? Come farei senza di te? Intanto, finché penso siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda la parte di preparazione, parliamo anche un attimo della questione campionato. Perché no? Perché appunto, non, se non sbaglio, abbiamo dato soltanto uno sguardo molto veloce alla classifica piloti, penso 3-4 gare fa. Quindi direi che dare un piccolo sguardo in questo momento di pausa, secondo me, è fondamentale, in quanto abbiamo Top Inkester che sta comandando la classifica piloti, che infatti con 133 punti. Il suo diretto inseguitore, Rafoidex, invece sta a 83 punti, mentre Melissano è a 71. Troviamo poi successivamente tutti gli altri piloti, tra cui ad esempio SDAM, che si è dimostrato in queste ultime gare molto competitivo, che in questo momento è il primo dei piloti al di fuori del podio che guida la classifica con 57 punti. Mentre per quanto riguarda la classifica costruttori, abbiamo appunto la Mercedes di Top Inkester e di Visser che comanda la classifica con 165 punti, e per la seconda posizione c'è una lotta serrata tra appunto Red Bull e Ferrari, che hanno un distacco di 6 punti tra di loro. Nello specifico abbiamo la Red Bull che ha la Ferrari che ha 120 punti. In quarta posizione, se vogliamo vedere un po' come SDAM, che è in quarta posizione, abbiamo in quarta posizione la sua scuderia, ossia la McLaren, che guida il gruppo delle altre scuderie con 86 punti. Quindi direi, caro il mio Jacopo, in questo momento Top Inkester direi che se la sta spassando fondamentalmente in questa prima fase, in questa prima parte di campionato, con un distacco di fondamentalmente 50-60 punti. Ma al Topping diciamo che ha sfruttato bene le sue chance. Ha fatto tanti errori anche lui, ma il problema è che i suoi avversari ne hanno fatti molti di più. Topping ha dato delle chance a Rafuilex, a Melissano, a SDAM di fare molti più punti, ma poi dopo nel corso del post-gara ci sono stati dei risultati che si sono poi dopo rivelati a favore del pilota Mercedes. Bello però da notare che dal secondo posto in poi ci siano tanti piloti in pochi punti, perché 83 Rafoidex, 71 Melissano, 57 SDAM, 56 Patrick Speri. Vede una lotta molto serrata dal secondo posto in poi. Top Inkester in questo momento, come ha dimostrato nelle ultime gare, in questo momento ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Signori, scusate, ma stiamo partendo. Stiamo partendo, signori, stiamo per entrare nel vivo dell'azione in quel di Baku. La sessione è partita giusto in questo istante. Aspettiamo che i piloti terminino il proprio caricamento, mentre appunto diamo magari un piccolo pronostico. Per quanto riguarda i nostri piloti, ovviamente facendo il solito disclaimer, noi non c'entriamo nulla, quello che diciamo non influirà in alcun modo sulla gara dei piloti che andremo a nominare, quindi per favore non veniteci a trovare sotto casa, per favore non abbiamo fatto nulla di male. Quindi, un vostro pronostico? Ah, io dico
Raffoidex. Io ora su topping. Io invece vado su Melissano. Voglio andare su Melissano, voglio andare sul pilota Ferrari. E io vado su Lewis a sto punto. Perfetto, fantastico. Ovviamente tutti e quattro i piloti che abbiamo Io vado nominato in subito, prima trattoria. curva, fuori. Esatto, vanno tutti fuori, vanno tutti per fratte. Fantastico. Meteo limpido in quel di Baku, in Azerbaigian. Ormai non so come pronunciare Baku, Baku, Baku. Quindi è un po' un terno all'otto, quindi ormai li dico tutto per non sbagliare, sostanzialmente. Meteo limpido sopra il circuito dell'Azerbaigian, con i piloti che si stanno in questo momento schierando sulla linea di partenza, e vedremo effettivamente effettuare il giro di ricognizione e poi far partire effettivamente la gara della Sport League in quell'Azerbaigian per l'anno 2020-2021. Importante questo giro di ricognizione da parte di tutti i piloti, come ho detto prima, importante scaldare le gomme perché arrivano subito 4 curve a 90 gradi, molto importante, ma soprattutto è importante scaldare i freni perché è un attimo che basta che freni al punto giusto, ma i freni non sono pronti e arrivi lungo. Quindi i piloti in questo giro di riscaldamento saranno molto accorti nel cercare di scaldare tutto possibile la macchina per essere pronti nelle prime quattro curve che saranno veramente fondamentali, che sgraneranno già il gruppo. Assolutamente, soprattutto considerando il fatto che i piloti arriveranno da un rettilineo fondamentalmente lungo 3 km, quindi per forza di cose, se devono scaldare i freni, devono scaldarlo assolutamente, soprattutto in questo giro. Però ti voglio segnalare, perdonami, che ci sono, per quanto riguarda la situazione gomme, i primi 10 piloti che montano effettivamente le gomme soft, Mr. Kreiber e River Tsunami che montano le gomme medie, mentre Patrick Speri, Paolo, Taz e Gianluca Cocu monteranno invece le gomme hard. Beh, scelta interessante perché da un certo punto di vista Crive e River Tsunami credo che faranno media hard a questo punto, nel senso che andranno un pelo più lunghi con la media rispetto a chi ha la soft per poi montare una hard più fresca e arrivare fino in fondo. Mentre sarà interessante comunque vedere quanti giri fanno i due piloti con la media, perché in base ai loro giri vedremo se i piloti con la soft decideranno di montare una gomma media o una gomma hard. Io credo che però si andrà più per una gomma hard perché comunque ti permette di arrivare in fondo senza particolari problemi. Chi monta la hard sicuramente giocherà il jolly, nel senso allungherà tantissimo la sosta per poi dopo cercare di mettere la soft e attaccare nella fase finale della gara. Perfetto, grazie mille per questo insight, caro il mio Jacopo. In questo momento il Top Inchestra sta appena iniziato il rettilineo finale, sta percorrendo gli ultimi chilometri prima di poter raggiungere la sua casella di partenza. Mentre tutti gli altri piloti ovviamente seguono a ruota. Stanno scaldando ovviamente sia le gomme che i freni. La staccata è molto vicina rispetto alla come si chiama, la linea del traguardo, ma ovviamente avere i dischi dei freni freddi in questa circostanza, come abbiamo detto prima, può risultare estremamente fatale. I piloti in questo momento stanno appunto raggiungendo le proprie caselle di partenza, stanno percorrendo gli ultimi metri. I pronostici li abbiamo detti prima, per cui in questo momento aspettiamo soltanto che i piloti raggiungano la propria postazione. Intanto, come abbiamo confermato prima, il cielo è limpido sopra Baku,
si pensa non ci siano, a quanto abbiamo capito da alcuni insight, non si pensa ci siano non ci saranno dei problemi meteo per quanto riguarda questa gara, mentre appunto tutti i piloti in questo momento hanno raggiunto la propria postazione, quindi i semafori si stanno per accendere, i rombi dei motori stanno cominciando ad assordare tutto il pubblico sugli spalti, 3 luci, 4 luci, 5 luci, i motori rombano e parte il Gran Premio di Baku, edizione Sport League con Topping Kestrel che mantiene la prima posizione, ma attenzione con Tucumi che ha avuto un bello spunto, cerca di superare il duo Ferrari, ma si trova imbottigliato e deve lasciare lo spazio alla Fedex che in questo momento guadagna già una posizione dopo una curva. Piloti tutti molto accorti nelle prime curve, non ci sono stati contatti in questo momento. Attenzione a curva 3 che diventa molto determinante, soprattutto in staccata. Tutti i piloti molto attenti, giudiziosi nel dare lo spazio. Finora tutto ok, nel gruppo. Perfetto, ricordiamo intanto che Tals e Gianluca partono dietro per una penalità nel posto gara per la gara precedente a Monaco. Intanto vedo che Topping Kestrel sta già facendo un discreto strappo tra sé e il duo Ferrari, mentre la situazione dietro appare abbastanza calda, vedo un Paolo che ha guadagnato già 3 posizioni e si è portato praticamente all'interno della zona punti. Ottima partenza di Paolo, come al solito lui è uno dei piloti che scatta veramente bene dalla partenza, poi soprattutto con l'Arda ha fatto veramente un ottimo spunto. Brutta invece la partenza di Zdem, che è rimasto un po' al palo durante lo scatto, poi inghiottito in mezzo al gruppo, adesso deve ricostruire tutta la sua gara. Peccato perché comunque in qualifica non si era comportato male il pilota McLaren. Assolutamente, assolutamente. Tanto scambio tra TLT Aprince e Tucumi, che per la sesta posizione qui adesso entrerà un gioco di scie veramente incredibile, E considerando Sdem passa subito. l'ampio rettilineo. E infatti, Sdem passa anche Tucumi, che mi viene da pensare che forse abbia dei danni. Il pilota Eh Racing sì. Point infatti rientra. Tanto vedo che Visser. C'è stato un qualche piccolo scambio lì davanti, ma non preoccupiamoci, andiamo a vedere appunto Sdem come, perdonatemi, Tucumic, che cosa va a cambiare? Va a cambiare effettivamente nel treno posteriore, aveva un danno sul flap di destra, per cui gara veramente in salita per il pilota della Racing Point in questo esatto momento. Intanto segnalo anche uno Sdem che anche lui ha dei danni all'ala anteriore. Mi sa che lì vedo, vediamo, sì, effettivamente anche lui sul lato destro ha il flap danneggiato, quindi anche lui avrà dei grossi problemi, soprattutto a chiudere le curve. Sì, diciamo che avere un danno all'ala, soprattutto nella zona del castello, non è molto buono, hai tanto sottosterzo e credo che in questo giro potrebbe già rientrare in box e cambiare perché sta comunque perdendo tempo rispetto ai suoi inseguitori. Sì, vedo che sta veramente perdendo tanto terreno, soprattutto nei confronti di Tia Prince che gli è esattamente davanti. Sta perdendo veramente tanto terreno. Intanto andiamo a vedere Raffo Edex che sta prendendo la scia del pilota Ferrari. Al momento non è ancora attivato il DRS, si attiverà nel prossimo giro. Sì, i primi quattro hanno aperto il gap nei confronti di Visser che paga già 3 secondi, dietro il gruppo tutto molto sgranato, davanti Topping Kestrel ha impresso un ritmo veramente forsennato, già se ne sta andando via nei confronti delle due Ferrari e di Raffo Idex, quindi altro marcia finora di Topping Kestrel che se ne va. Sì, Topping Kestrel se ne va, intendo attenzione, ho visto un errore di Melisani in uscita da curva 2, infatti Raffo Idex ringrazia e si avvicina ancora di più al suo avversario con la tuta rossa, infatti sono veramente attaccati l'uno all'altro, mentre appunto Disastro Topping Kestrel ringrazia. per Prego. Tucumi che prende 5 secondi e rovina di nuovo l'ala anteriore. Peccato per il pilota della Racing Point che aveva fatto un'altra volta un'ottima qualifica, ma gara completamente rovinata. Adesso cambia con gomme hard, ma ormai gara completamente andata per lui al netto di un eventuale safety car.
Sì, assolutamente. Intanto c'è stato uno scambio di posizioni tra Michael e River Tsunami, con Michael che ha avuto la meglio sul pilota Alfa Romeo e si porta in decima posizione. Molto vicino ora fu Idex nei confronti di Melissano. Arriviamo all'entrata in curva 15, una curva molto difficile perché in discesa si perde facilmente il punto di frenata e si rischia di andare contro le barriere. Per ora i due piloti sono stati molto attenti in quella curva, ma attenzione perché adesso ora fu Idex con il DRS potrà tentare il sorpasso nei confronti del pilota Ferrari. Assolutamente, infatti vediamo che Raffo Idex non perde la scia del pilota Ferrari. Intanto vedo anche dietro Visser e Tiaprins, quel Tiaprins che sta per superare, infatti lo supera Visser ancora prima che apra il DRS. Intanto andiamo a vedere davanti Melissano e Raffo Idex, con Raffo Idex che si porta davanti ancora prima della staccata. E il Tiaprins ovviamente chiude anche lui la manovra e si porta in quinta posizione. Adesso vedremo il passo di Raffo che sembrava essere molto più veloce di Melissano. Adesso andrà all'attacco di Lewis che mantiene 2 secondi e mezzo di ritardo da un Topic Estre che ha approfittato nei primi 2 giri per aprirsi il gap. In questo momento i due stanno girando uguale, ma 2 secondi si fanno sentire, soprattutto per il fatto che così facendo Topping non dà la scia al pilota Ferrari, il che è un grande vantaggio. Assolutamente, assolutamente. Avere la facoltà di non dare il DRS al proprio avversario è assolutamente un grandissimo vantaggio, soprattutto in una pista come questa, dove appunto abbiamo il rettilineo finale che praticamente sono quanti chilometri? Dovrebbe essere 2 chilometri, se non sbaglio, di rettilineo, se non anche di più. Per cui avere la possibilità di poter utilizzare il DRS è fondamentale, e soprattutto parlando appunto di vantaggio per l'utilizzo del DRS. Melissano deve cercare di rimanere al di sotto del secondo, perché è già lì sul limite per non poter usufruire dell'ala posteriore mobile e quindi di poter perdere il treno guidato in questo momento da Raffo Idex. Tanto Taz nella curva 4 aveva scavalcato River Tsunami, Gomard, che comunque sta funzionando molto bene per i piloti perché Paolo comunque mantiene la sua posizione davanti a Crive e Gianluca Quintazzo si stanno avvicinando a proprio questo gruppetto. Pagano però già un ritardo rispetto alla testa di praticamente 17 secondi, siamo quasi al limite della sosta. A vedere Michael in decima posizione che attacca Mr. Crive con in pieno DRS sulla linea del traguardo, chiude la manovra prima della staccata e si porta in nona posizione con il pilota della Renault che in realtà non ci sta, tenta il contrattacco, ma in questo momento in curva 2 non ci riesce. In questo momento può usufruire dell'ala posteriore mobile, ma non ha abbastanza spazio per poter usufruire di tutta la scia che gli serve per poter tentare nuovamente un attacco verso il pilota Racing Point. E dietro si avvicina Gianluca Occo con la Gomard, sta andando molto forte comunque il pilota della Renault. Là davanti invece Topinchester ha girato in 42,9 contro il 43,1 di Lewis, che ha perso 2 decimi nei confronti del pilota Mercedes. Il più veloce però di questo terzetto è sicuramente Raffo Idex, che ha girato in 42,7, più veloce di 2 decimi anche del leader, un Raffo Idex che si sta comportando veramente bene su questa pista e sta andando a prendere il pilota Ferrari. Sì, assolutamente, infatti vedo che guadagna sui 2 decimi, 2 o 3 decimi a giro nei confronti di Lewis, per cui Raffo Idex sicuramente sta suonando la carica in questo preciso istante. La situazione è abbastanza tranquilla in questo momento. Vedo che probabilmente ci sarà uno scambio di posizioni tra Mr. Crive e Gianluca Occo. Sono appunto in Renault entrambi con Gianluca Occo che è chiamato ad un riscatto dovuto partire dal fondo per una penalità per cui sicuramente sta per cui non so più parlare, perdonatemi ragazzi per cui sicuramente farà una gara in rimonta e infatti in staccata supera Mr. Clive e si porta in questo momento in decima posizione e subito all'inseguimento della Racing Point di Michael. Tanto comunque da segnalare l'ottima gara di Tia Prince, che in questo momento è in quinta posizione, sta tenendo un buon ritmo, non perde tanto dai piloti là davanti. Segnalo anche che
che in questo momento Topic Kessler è salito sopra il 42 girando in 43.1, Lewis che segue ha girato in 43.0, quindi più veloce del pilota Mercedes in questa tornata, ma ancora si ribadisce il 42.6 Raffo Ilex che è andato a riprendere il pilota Ferrari e in questo momento è il più veloce in pista, sembra avere un altro passo rispetto ai suoi più immediati concorrenti di fronte a sé. E soprattutto è già sotto al secondo di Lungo distacco Paolo. su Lewis. Lungo Lungo Paolo. Paolo alla 8. Ha toccato, ma mi sembra non ci siano grossi danni. Sta facendo delle manovre. Pilota Red Bull riesce a partire. Vediamo subito se ha conseguito dei danni. Non mi sembra, se devo essere sincero, non mi sembra abbia subito danni, però la sua gara adesso in questo momento è sicuramente in salita perché praticamente è rientrato nella corsa in 14ª posizione. Si alzano i tempi là davanti, 43.5 per Topping Crest, il 43.8 per Lewis e 43.5 per Raffo Idex. Già al settimo giro le gomme fanno fatica, intanto vai box Visser, Visser primo e monta pilota con l'arda. le gomme soft. Esatto, primo pilota con le gomme soft che monta le hard. Vediamo i prossimi piloti, chi saranno i prossimi piloti che rientreranno. Intanto vediamo un Gianluca Cuoco che intanto ha scalzato Michael e si è portato in settima posizione. Gara ritmo comunque di Gianluca Cuocu che con l'hard sta facendo abbastanza bene, i tempi sono buoni, 44.0 per lui, perde ancora qualcosa nei confronti a gomma rossa ma stanno arrivando alla pari. Taz intanto ha scavalcato se non sbaglio Mr. Crive, no, Mr. Crive ha fatto un errore, è arrivato lungo anche lui in curva 3, ecco perché era stato scavalcato dai piloti. Infatti in questo momento anche rientra anche lui in 16ª posizione. Andiamo a vedere Raffo che è a 3 decimi di distacco da Lewis. In questo momento sono in curva 15. Stanno ora per Lewis. raggiungere il rettilineo. Lewis sta cominciando a soffrire tanto di posteriore perché in questo giro ha perso veramente tanto e credo che Raffo Ilex lo passerà in questo giro anche perché comunque in questo giro hanno perso veramente tanto da Topping Kestrel, colpa probabilmente dell'usura eccessiva della posteriore di Lewis che sul rettilineo comunque va veramente forte perché Raffo Ilex prende la scia, adesso Lewis va in box ma non era molto vicino per tentare l'attacco in curva 1, quindi la Ferrari è molto scarica. Intanto, appunto, come hai detto tu, Lewis rientra in box, monta anche lui gomme hard. Vediamo dove rientrerà il pilota Ferrari, mentre appunto Topping Kessler e Raffo Idex penso dovranno tornare in box nei prossimi giri, se non esattamente in questo stesso giro. Sì, obbliga Topping Kessler sicuramente a fermarsi perché con 3 secondi comunque ha margine probabilmente solamente di un giro nel tentativo di rimanere davanti con un gap abbastanza buono per non farsi prendere la scia. E sarà interessante Raffo Ilex vedere se seguirà il pilota della Mercedes o allungherà questo stint di gomma rossa. Intanto, la situazione mi sembra abbastanza tranquilla. Lì davanti, in questo momento, Topping Kessler e Raffo Idex stanno comandando la corsa con appunto Topping Kessler che ha un distacco di 4 secondi circa sul pilota Red Bull. Sì, stanno girando praticamente uguali, ha guadagnato qualcosina Raffo Idex nel secondo settore, ma pressoché invariato il distacco. C'è da dire che lui si è rientrato nel momento giusto perché è rientrato davanti a Gianluca Cuocu, quindi non ha avuto il traffico di Gianluca Cuocu con la gomma hard più usata e poi adesso imprimere un ritmo nel tentativo di recuperare sul topping che credo che però rientri in questo giro, infatti è così. Infatti entrambi rientrano in questo giro. Ovviamente E monteranno Melisano tutti e due continua. gomme hard. Melisano continua, attenzione, intanto rientra anche il Tia Prince. Kaisermat per forza di cose rientra, continua anche lui la sua corsa. Sta sopraggiungendo Lewis, vediamo se riesce nell'overcut Raffo Idex, ce la fa.
Sfruttando l'overcut riesce a passare il pilota della Ferrari. Attenzione che però lui si è subito attaccato a lui. Andiamo subito a vedere la situazione lì davanti con Lewis che con il DRS aperto tenta di farsi vedere negli specchietti della Red Bull, ma Rafidex non si fa intimorire e rimane impassibile. Per cui per il momento per il pilota Ferrari nulla da fare. Sì, Lewis non ha provato l'attacco nei confronti di Rafa Hendrix, secondo me aveva l'opportunità di farlo, ma evidentemente ha preferito rimanere dietro e cercare di usare il traino del pilota Red Bull per andare a riprendere un top in Kestre che è bloccato dietro a Kaisermaz, quindi in questo giro non potrà usare bene la sua gomma hard, attenzione perché dietro Rafa Hendrix gli ha già mangiato più di un secondo. E si gira incredibilmente Kaisermaz davanti a Top Inchester che ha dovuto frenare e questo permette l'aggancio dei due piloti sul inseguimento. Quindi lotta 3 per la vittoria. Grave errore di Kaisermaz che si è girato davanti a Top Inchester, bravo a evitarlo, ma distrugge il vantaggio che si era creato. Quindi adesso per il pilota della Mercedes sarà dura a tenere dietro i due piloti con il DRS. Assolutamente, assolutamente, perché appunto come hai detto tu, il teso retro di Top Inchester di 3 secondi è stato completamente mangiato, si è volatilizzato. Infatti, sia Rafaelix che Lewis adesso hanno la possibilità di poter effettuare degli attacchi sul pilota Mercedes, ma soprattutto danno all'ala. Intanto Melisandre nei box, scambio tra Patrick Speri e Talza con appunto Patrick Speri in questo momento ala meglio, ma Talza non ci sta a quanto pare. Stacca tona potente da parte di entrambi con una manovra di forza, tra l'altro, soprattutto anche di Visser, che è anche lui presente nell'azione, quindi una lotta per la settima posizione. Intanto attenzione, ho visto una toccata di muro da parte del pilota Mercedes. La situazione in questo momento è abbastanza tranquilla. Intanto i primi tre sono veramente attaccati con Topping che adesso farà fatica secondo me a riguadagnare il gap che aveva in precedenza. La cosa positiva è il fatto che hanno finito con le strategie, quindi adesso dovranno lottare in pista per le proprie posizioni. C'è da dire che si trova in una posizione scomoda il pilota Mercedes perché adesso sia Rafoilex che lo stesso Lewis possono in questo momento gestire un po' la gara, gestire un po' l'erse e poi sfruttarlo sulle rettilineo lungo per tentare l'attacco. Assolutamente, soprattutto possono senza problemi sfruttare il traino della Mercedes di Top Inchester e risparmiare un pelo anche per quanto riguarda il lato benzina e soprattutto il lato gomme, in maniera tale da poter usufruirne di più, soprattutto negli ultimi giri della corsa. Guardate quanto si avvicina Rafuidex sul rettilineo, ovviamente in questo momento non ha provato l'attacco, però siamo veramente in una fase in questo momento di studio, mancano 15 giri, la gara è ancora lunga, può succedere di tutto. In questo momento comunque Rafuidex lo vedo veramente bene in forma in questa gara e può lottare per la vittoria. Tanto attenzione dietro, scambio tra Sdem e Patrick Speri con il pilota McLaren che guadagna l'ottava posizione ai danni della Alfa di Patrick Speri. Parte l'inseguimento verso la Mercedes di Visser, però attenzione appunto a Patrick Speri che sicuramente non mollerà l'osso e renderà la vita sicuramente difficile al pilota McLaren. C'è da dire che Sdem deve rifare un'altra sosta perché non credo che le sue gomme medie arriveranno fino in fondo. Peccato per lui che ha avuto quel danno all'ala perché poteva comunque fare ottimi punti qua a Baku, come anche peccato per Talza che anche lui ha rotto l'ala. Quindi McLaren oggi molto sfortunata con i propri alettoni, mentre dietro vedo che la situazione si sta stabilizzando. Con Tia Prince in questo momento che guida il gruppo degli inseguitori al sesto posto solitario con un vantaggio di 6 secondi, quindi grande gara per ora del pilota dell'Alfa Tauri, sicuramente questa è una delle sue migliori prestazioni. Assolutamente, assolutamente. Intanto torniamo davanti, Ci provo probabilmente. al DRS aperto in questo istante per il pilota della Red Bull.
Si difende avvicina, Topping. si difende, Raffo Idex all'esterno, stacca Tona, Staccatona. entra Incrocio l'incrocio e di. pilota. Sì, tenta l'incrocio e ce la fa. In questo momento Raffo Idex è in prima posizione. Ha portato l'errore il pilota Mercedes allungando la staccata. Ovviamente anche Topping ha perso un po' il punto di riferimento spostandosi così tanto all'interno. Bravo nell'incrocio Raffo Idex che in questo momento si porta a comando. Vediamo se prova a dare un po' di una frustata ai tempi su giro perché sembrava in controllo dietro a Topping Kester. Vediamo un po' se cerca di sgranare leggermente questo terzetto, considerando il fatto che dietro c'è Lewis, che l'ho visto un po' in difficoltà nella parte centrale, ha una vettura molto più scarica rispetto ai due che lo precedono, infatti nella parte centrale perde qualcosa. Intanto scambio tra Paolo e Patrick Speri con il pilota Red Bull che ha la meglio appunto sul pilota Alfa Romeo. Intanto comunicazione dai box da parte del nostro mitico Luca Flaminio che ci conferma che la situazione nei box Red Bull, Mercedes e Ferrari, tutte vicine tra loro, praticamente i meccanici sono in visibilio per la situazione che sta accadendo in questo momento, più ovviamente quelli Red Bull che Mercedes e Ferrari, per cui un'ottima prestazione, un'ottima manovra, soprattutto da parte del pilota della Red Bull, che vedo che si è già portato a 9 decimi di distacco, quindi confermo quello che stai dicendo tu, il pilota Red Bull sta cercando effettivamente lo strappo, non ne ha abbastanza in questo momento per potersi eventualmente staccare da appunto Topping Kester, che in questo momento potrà utilizzare il DRS, ma sicuramente un vantaggio minimo che gli permetterà comunque di difendersi nelle prossime curve. No, ma intanto ha creato quello che avevo detto precedentemente, ovvero ha scremato chi del terzetto era in questo momento il più lento, ovvero Lewis che in un giro ha perso completamente la scia sia del pilota della Red Bull che del pilota Mercedes e in questo momento si sta staccando, quindi probabilmente sta un po' mollando la presa il pilota della Ferrari, molto in difficoltà, soprattutto con il posteriore in accelerazione, pattina tantissimo ogni volta che deve mettere seconda, terza e quarta marcia, e quindi in questo momento sta facendo fatica a tenere quel ritmo. Assolutamente, infatti vedo che si è già distaccato di 2 secondi rispetto appunto al pilota Ferrari che in questo momento sta in terza posizione. Intanto ti segnalo un'ottima prestazione in questo momento da parte di Gianluca Cuoco, che è partito con le Arres, in questo momento si trova in quarta posizione. Ti segnalo anche uno Stemme che ha guadagnato la settima posizione e si è portato davanti alla Mercedes di Visser. Sì, Gianluca Cuoco sta facendo un'ottima gara, tirando avanti queste hard che funzionano veramente bene. Assolutamente sì, quindi sicuramente potremo vedere degli ultimi giri al cardiopalma con un pilota Renault che ci ha già dimostrato di essere capace di poter effettuare ottime gare assolutamente, e quindi sicuramente ci farà, vediamo se ci farà sognare anche quest'oggi. Intanto vedo dalla chat di Twitch che ci segnalano di bere, e infatti noi che cosa facciamo? Ovviamente beviamo, alla vostra signori. In questo momento Topping deve cercare di seguire la scia di Raffo Idex o eventualmente se non ne ha se non ne ha ancora per molto con questo ritmo deve cercare un po' come si fa nel ciclismo e rompere i cambi in questo momento, nel senso che deve cercare di spezzare il ritmo. Intanto Michael supera Patrick Speri sul rettilineo. Deve cercare di spezzare un po' il ritmo del pilota della Red Bull, fargli perdere un po' di ritmo e quindi cercare di tenerselo vicino per poi provare l'affondo negli ultimi giri. In questo momento sembra che Raffo abbia qualcosa di più nei confronti di Topping, soprattutto quando si va in accelerazione da curva abbastanza lente. Attenzione Patrick su Michael, con Patrick No, vedo che Patrick è ha fatto arrivato un lungo. errore, ha fatto un errore in curva 3, è andato lungo il pilota Alfa, in questo momento è ripartito in 13ª posizione.
Molto, molto al limite la guida di Topping nei confronti di Raffo, è Raffo molto più preciso, sembra essere una guida molto più leggera rispetto a Topping che sta tirando tantissimo nel tentativo di rimanere comunque in scia al pilota della Red Bull, ma così facendo si assume dei rischi molto grossi. Abbiamo visto per esempio in curva 15 che è salito completamente sul cordolo a sinistra, molto pericoloso perché è un cordolo molto alto che alcune volte ti fa perdere direzionabilità delle ruote, quindi ti fa andare contro il muro, quindi ha rischiato parecchio il leader della classifica che non vuole mollare il suo diretto rivale, ma Raffo in questo momento sta facendo quello che deve fare, martellare sui tempi, cercare di farlo andare oltre il secondo. In questo momento non ci sta riuscendo, però apprezzabile il fatto che ci sta provando in ogni modo. Comunque ricordiamo che Raffo qui l'anno scorso vinse la sua prima gara, almeno in pista, non mi ricordo il referto gara, ma la sua prima gara sulla sport, nella Sport League proprio qui a Baku con un ultimo giro incredibile, però la vinse lui. Quindi sicuramente un ottimo ricordo anche per Raffo Ilix, che sicuramente farà cercherà in ogni modo di replicare questo suo successo anche quest'oggi. Intanto ti segnalo, caro il mio Jacopo, che dalla chat di Twitch il nostro canale ha raggiunto i 500 follower. Quindi un ottimo traguardo da parte della nostra chat, del nostro canale. Quindi un sentito ringraziamento appunto a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento, che ci hanno seguito e che ovviamente ci seguiranno. Attenzione perché Topping ha baciato il muro in questo momento di curva 15, è al limite sul secondo nei confronti di Raffo Idex, è veramente al limite il pilota della Mercedes, infatti a danno nell'ala destra, infatti avevo visto un contatto pesante contro il muretto e questo praticamente segna la fine dei giochi per quanto riguarda la vittoria perché non Sì. avrà più chance con l'ala danneggiata nel seguire il pilota della Red Bull. Ottima la strategia di Raffo Idex, martellando su quei tempi, mantenendo un ritmo veramente alto, ha portato all'errore il leader del campionato. E quindi grande strategia di Raffo Idex che in questo momento può permettersi di scappare e permette invece a Topping Kestrel di difendersi perché con questo piccolo danno all'ala potrebbe comunque risentirne nei prossimi giri. Assolutamente. Andiamo a vedere appunto Kaisermat in questo preciso istante, lotta per la undicesima posizione con appunto River Tsunami e Kaisermat, entrambi appaiati in curva 1 con River Tsunami che riesce a difendersi. Però nulla è ancora detto perché abbiamo appena passato curva 2. Il Kaisermat è molto vicino, vediamo se tenterà l'attacco. Si fa vedere, si porta all'interno il pilota dell'Alfa Tauri. Tenta la staccata, ancora appaiati in curva 3. Ma in questo momento Kaisermat non ha possibilità di poter rimanere affiancato all'Alfa Romeo di River Tsunami, per cui si mette momentaneamente dietro. Comunque a me sta impressionando Gianluca Coco, ragazzi, perché è rimasta 4 secondi da Lewis, ma con gomme hard molto più usurate. Attenzione, attenzione, contatto tra Kaisermat e River Tsunami con Kaisermat che tocca la gomma del pilota dell'Alfa Romeo e induce River Tsunami al testa coda. E infatti in questo momento River Tsunami si trova in tredicesima posizione subito davanti al suo compagno Patrick Speri, sicuramente non con un buon umore. Intanto stavo prendendo un po' i tempi per capire un po' il passo gara, gira su 43.3, Raffo Idex, sempre costante lui su questi tempi, Topping Kestrel dopo il contatto col muro ha alzato un po' il suo ritmo girando in 43.7, lui è quello che sta pagando di più in questo momento, soprattutto anche di passo, 44.0 molto più alto rispetto al pilota Red Bull, Gianluca Coco con 16 giri sulla gomma ha fatto in questo momento il suo miglior giro in 1.43.863, quindi la gomma hard funziona benissimo perché se dopo 16 giri addirittura Gianluca Coco riesce a fare il giro più veloce, Attenzione, attenzione, ha un problema. e ne rientrano tutti i box. Cosa è successo? Aspetta, ho visto dei pezzi volare.
Kaisermat e Taz hanno safety car, safety car, safety car, safety car. Ecco perché vedevo tutti rallentare. Safety car, questo ricompatta il gruppo. E attenzione perché è un jolly di Gianluco che è quarto. E adesso sì che si può giocare la vittoria anche lui con una gomma molto più soffice. E sicuramente lui monterà una soft nuova. Come però potrebbero montarla tutti quelli che hanno la hard a questo punto. In live abbiamo avuto un attimo. Abbiamo avuto un attimo di paura perché non si vedeva safety car. Ho detto, oddio, cosa è successo? È incartato tutto. Poi fortunatamente è arrivato. Infatti non riuscivo a capire nemmeno io cosa stava succedendo. Guarda, attenzione, io ti confermo che dal mio monitor ancora non la vedo. Vai, Jacopo. Attenzione che questo comunque è una fase determinante perché vedremo i piloti se vogliono continuare con la hard, ma credo che tutti andranno in box a montare la soft per pareggiare la situazione di tutti, e infatti tutti rientrano, e soprattutto bel jolly anche per Topping Kestrel, che così sostituirà l'ala e probabilmente potrebbe rimanere comunque secondo perché aveva il gap sul pilota della Ferrari. E infatti questa safety car ribalta totalmente la situazione. Infatti vedo che Raffo Edex, Gianluca Coco, Lewis e Topping Kestrel rientrano. Lewis davanti, Raffo Edex e anche prima posizione. Coco. Gianluca Coco terzo, a quanto sembra in questo momento. Ha guadagnato una posizione su Topping Kestrel. E Topping Kestrel adesso si trova... si trova quarto, quindi diciamo tutto sì. Da rifare. Zem pure ne approfitta e ritorna comunque anche lui in lotta per punti importanti sfruttando la safety car, come anche Paolo, Visser, tutti quanti adesso possono ritornare in gioco. Ma la cosa più importante è che Gianluca Coco, partendo ultimo, sfruttando l'ottimo stint che ha fatto con la gomma hard, adesso si ritrova sul podio con la possibilità addirittura di provare l'attacco per la vittoria. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ha avuto il colpo di genio, ha avuto anche il pizzico di fortuna che gli ha portato, l'ha portato appunto a ridosso del podio. Vediamo come il pilota Renault riuscirà a gestire questa occasione. Considerando anche il fatto, Alessandro, che adesso sarà molto importante soprattutto scaldare le gomme, scaldare bene i freni, vedere dove riparte Rafuidex, perché se riparte troppo presto raggrupperà tutto il gruppo e rischierà l'attacco in curva 1. Se parte invece bene potrebbe rimanere davanti, col ritmo che aveva impresso nei primi giri potrebbe scappare via. Sarà interessante soprattutto anche capire la strategia che adotterà il pilota Red Bull nella ripartenza. Assolutamente, assolutamente, infatti questa è appunto una situazione anomala. Vediamo come reagirà il pilota Red Bull e vediamo soprattutto se riuscirà a fare subito lo strappo come fece Hamilton a suo tempo con Vettel sempre in questa pista. Quindi sicuramente sarà interessante vedere come agiranno i piloti al termine di questa safety car. Inoltre bisogna anche capire cosa farà Topping Kestrel, perché in questo momento è fuori dal podio, sta perdendo punti importanti comunque da Raffo Edex. Tanto ti confermo, vai pure, è caduto pure... Jacopo e anch'io. Sono caduti tutti e due i commentatori, Andre. Last Action Hero. Gli ultimi due eroi, siamo rimasti noi. Abbiamo dei problemi. Proviamo mentre tanto c'è la safety car, mentre quindi il lavoro, diciamo, da parte mia è molto più. Molto più blando. Sì, molto più blando, sì, tanto siamo semplici sostituti. Tra l'altro leggevo in chat che ci si lamentava anche di un problema di lag con Michael, che effettivamente ha diversi problemi. Io mi sono scritto in privato, ma al momento purtroppo non ho avuto risposta. Speriamo che dopo la safety car non ci siano problemi, perché l'ho visto veramente laggare parecchio. Comunque Andrea, se mi puoi dare un invito, perché è un piccolo problema. Anche per me la cabina regia, c'è un blackout in cabina regia, c'è un problema. Stasera diciamo che ne abbiamo viste abbastanza. È sempre un piacere sperimentare nuove cose dei server Codemaster. Ma guarda, ti dirò, non in questo momento, quindi
Non dico niente. Beh, non oddio, dico meglio in questo prego. Momento che c'è la safety car che magari all'ultimo giro certo. Con un sorpasso avvincente. Beh, abbiamo parlato di un paese dove veramente, ecco, diciamo che la Codemaster potrebbe andare. Sì. Ah, con, quel paese caratteristico che dicevi, beh, no, beh, ho capito. Ma ovviamente, sì, alcune volte viene questa voglia, visto che siamo in regime safety car, possiamo due secondi, diciamo, andare, come dire, in just tema, chatting, lo so che lo volevi esatto. dire. Sì. Comunque, ovviamente, tutto con il massimo rispetto, ovviamente. Assolutamente. Nel senso, intanto vi abbiamo invitato, non so se vi è arrivato il messaggio. Sì, sto... Assolutamente. Le luci stanno ritornando di nuovo in cabina regia. Stiamo... E la safety car ha spento le luci. Safety car ha spento le luci, se non erro, quindi in questo momento ci sarà la ripartenza con Raffo Ilex, che è molto attaccato alla safety car. La sua strategia probabilmente è ripartire subito dietro alla safety car, quindi perdere meno tempo rispetto che scaldare le gomme e tutto. Questa è una strategia che potrebbe essere buona. Anzi, safety car continua per un altro giro. Io cioè le luci spente a intermittenza, le luci io le vedo completamente spente. Mi ero fatto ingannare dalla safety car, quindi un altro giro, altra corsa. Siamo ritornati, effettivamente. Altro giro, altra corsa. Questa giostra non finisce mai, signori. Di giro 20 su 26, quindi sarà sicuramente una gara sprint, fondamentalmente. Sarà molto divertente vedere cosa succederà. Speriamo niente di disastroso, io ve lo dico, perché se no il mio cuore non regge, io vi avviso già. Io credo che invece il tuo cuore dovrebbe cominciarsi a preoccupare, perché sei giri alla fine e con niente, un rettilineo lungo come Baku, con tutti i piloti attaccati con gomma rossa, io credo che daranno il tutto per cercare di guadagnare più posizioni possibili da qui all'arrivo. Perfetto, mi stai dicendo praticamente che è finita. Perfetto, intanto appunto il nostro Luca Flaminio dai box ci conferma che la caduta dei commentatori è appena entrata al safety car. È un grande piano della regia. Ovviamente facciamo un applauso al signor Andrea, al signor Dottor Lobo, che ovviamente ha gestito sì, tutto. Mi dissocio. Esatto. Posso, gestito tutto. Posso dissociarmi? Ma guarda, effettivamente se si raccomando... Mamma mia, questi complotti incredibili, impressionanti contro questi commentatori poveri che cercano di fare solo il loro lavoro, però stanno sparando soltanto delle cagate. Ah, perfetto. Non posso. Ah no, non puoi, assolutamente no. Intanto vediamo la safety car, che in questo momento sembra che abbia ancora le luci accese. Ha ancora le luci accese. Per cui potrebbe, se le spegni adesso da questa curva in poi, se no o fa un altro giro le spegni adesso. Eccola. Importante adesso rientra. Importante scaldare gomme e freni, perché le prime quattro curve saranno veramente importantissime. Questo momento velocissimo, Driver of the Day, signori, Telegram, Formula 1 Italian Team Official Channel, mi raccomando, Telegram, applicazione messaggistica istantanea, più bello di WhatsApp perché è bello, quindi mi raccomando, installatelo, è gratuito, cercate Formula Italian Team Official Channel e votate, intanto i piloti stanno terminando di scaldare le loro gomme. Io ho sinceramente paura, è partito alla grandissima, ha sorpreso completamente Lewis, che va all'attacco adesso addirittura giallo Coco nei confronti del pilota Ferrari. Gran partenza di Lewis, di Raffo Ilex, che ha sorpreso completamente Lewis. Gran veramente ripartenza del pilota Red Bull. Veramente un'ottima ripartenza da parte di Raffo Ilex, che si è portato un piccolo vantaggio giusto per non avere degli attacchi nelle prossime tornate. Intanto Taz supera Kaisermatt e si porta in 12ª posizione. La situazione da avanti in questo momento è, non dico tranquilla, assolutamente. C'è un distacco discreto tra i primi quattro piloti, di mezzo secondo ognuno fondamentalmente, mentre dietro tutti i piloti in questo momento sono all'inseguimento l'uno dell'altro. È una gara sprint, vediamo se il gruppo si sgrana. Sì, 5 giri al termine, signori, è una gara sprint, quindi i piloti daranno tutto, con Raffo Ilex che sta imprimendo subito un ritmo
forse è nato curva 8, hanno sfiorato sia Lewis che Raffo le barriere, con Gianluca che sta un po' soffrendo, ma soprattutto quello che mi sorprende di più, sta soffrendo tantissimo Topping Kestrel, che non ha preso ritmo, ha scaldato probabilmente male le anteriori. Dei fatti, Melisano è veramente incattivito dietro alla Mercedes di Topping Kestrel, e questo potrebbe essere una mazzata dal punto di vista del campionato piloti, perché in questo momento mazzata non tantissimo, ma comunque Topping Kestrel in questo momento, se arrivasse quinto, perderebbe un sacco di punti in classifica, quindi tutto ovviamente a vantaggio di Rafa Idex, che in questo momento sta guidando la corsa, quindi Topping Kestrel deve cercare di trovare la quadra immediatamente e cercare di riportarsi subito alle spalle di Gianluca e quantomeno guadagnare la terza posizione, o quantomeno difendersi dagli attacchi di Melisano. 41.5 per Rafa Idex, 41.3 per Lewis, i primi due stanno imprimendo un ritmo forsennato, soprattutto Rafa Idex, che è quello che dà la scia a tutti. Gianluca ha avuto più problemi nello scaldare le anteriori, ma in questo giro ha cominciato subito a riprendere il duo là davanti, anche Topping Kestrel ha mandato in temperatura le gomme, e quindi in questo momento i primi 5 stanno veramente dando il massimo, con Lewis attaccatissimo al pilota della Red Bull. Attenzione, perché non può usare ancora il DRS e deve sperare che verrà attivato in questo giro o al prossimo, perché la sua migliore chance è nei primi giri. Assolutamente, assolutamente, infatti tutti i piloti adesso stanno percorrendo la curva 8, curva del Castello, con Rafa Idex che non riesce a fare lo stacco. Intanto settore 2, bandiera gialla Tukumic, sfortunatissimo in questa gara, che va a muro e danneggia nuovamente l'ala anteriore, quindi o rientrerà di nuovo nuovamente i box, oppure continuerà oppure terminerà la gara con l'ala anteriore rotta. Tanto molto davanti, molto vicino Lewis a Rafa Idex, potrebbe già probabilmente avvicinarsi in fondo al rettilineo, ma non dovrebbe aprire il DRS, non ho visto almeno la comunicazione della direzione gara, infatti no, però si avvicina tantissimo nei confronti del pilota della Red Bull, apre in questo momento, verrà attivato il DRS, molto vicino al pilota Ferrari, che deve approfittare di questo momento per tentare l'attacco al pilota Red Bull. Dietro si è riavvicinato però un Gianluca che ha fatto segnare anche il giro record. Infatti il trio lì davanti è veramente incattivito. Lewis, due decimi, tenta forse l'attacco, si fa vedere, no, ma non attacca, si fa vedere, tenta di indurre all'errore il pilota Red Bull, ma non ci riesce. Intanto Gianluca si è portato letteralmente attaccato agli scarichi della Ferrari di Lewis, mentre Topping Kestrel in questo momento sta sperando che ci sia qualche attacco in più, in maniera tale che possano crearsi disturbo a vicenda, che possa riattaccarsi al gruppo di testa. Mentre dietro ai primi 5 che si stanno contendendo la vittoria, il Treprince ha 2 secondi di ritardo e tiene dietro Stem, Paolo e Visser per la nona posizione. Decimo conclude Michael LN4, ma attenzione perché la regia è tutta là davanti, con Lewis che credo che in questo giro proverà l'attacco, perché sul dritto già senza DRS era una fionda, col DRS credo che sarà impossibile per Rafa Idex. Sì, assolutamente, infatti vediamo in questo momento il distacco in uscita da curva 16, mezzo secondo di distacco tra Rafa Idex e Lewis, quindi la possibilità di un attacco da parte di Lewis su Rafa Idex è veramente fattibile. Apre in questo momento l'ala posteriore mobile, letteralmente incollato agli scarichi della Red Bull, si porta all'interno, passa il pilota Red Bull in accelerazione ancora prima della staccata, e il pilota Ferrari in questo momento guadagna la prima posizione. Intanto Slam anche lui guadagna la sesta posizione ai danni del Tia Prince, però vedo che il Tia Prince tenta l'incrocio, riesce l'incrocio e riguadagna la sesta posizione, e di conseguenza nulla di fatto in questo momento per la lotta per la sesta posizione. Ritorniamo lì davanti. Si sono accese le battaglie anche Taz nei confronti di River Tsunami, dietro addirittura un mucchio selvaggio, perché dietro arriva anche Kaiser Mazz in lotta per la 12ª e 11ª posizione, con Taz che chiude l'interno, poi va nella traiettoria ideale all'esterno il pilota
della Alfa, sì, scusate, dell'Alfa Romeo, che riesce a passare Kaisermatt. Scelta interessante comunque di Lewis, di provare a stare davanti al gruppo, forse però non è la scelta più giusta. Va a rompere il flap alla curva 8 e questo pregiudica i sogni di gloria per la vittoria del pilota Ferrari, che però adesso va a rallentare tutto il gruppo. Ne può approfittare subito Gianluca, così si butta dentro e va all'attacco di Lewis, che in questo momento deve mollare perché non ha più carico aerodinamico nella parte destra della vettura, e davanti al suo compagno di squadra credo che farà passare anche Milissano. Grande occasione per Rafu Idex in questo momento, che si è riportato in testa, ma grandissima occasione Gianlu Coco, che può fare come Perz ieri, ovvero partire dall'ultimo posto e cercare la vittoria qua nel Gran Premio di Baku. Ti sento già emozionato al suo pensiero, e ti dico, lo sono anch'io, però attenzione Gianlu Coco, devi difendersi da Topin Kestrel, che è a 4 decimi di distacco, però vedo che Topin Kestrel non ne ha, se devo essere sincero, non ne ha per poter impensierire il pilota Renault in accelerazione sul rettilineo. Vediamo, tanto Lewis si avvicina in maniera abbastanza pericolosa alla posteriore della Mercedes. Vediamo se, ma in questi ultimi due giri, perché siamo al giro 25 su 26, vediamo se la situazione varierà, vediamo se Topin Kestrel riesce, magari con una vettura più carica, riesce a tentare l'attacco in una delle prossime curve, ovviamente non al castello, perché altrimenti succede un disastro ed è finita per tutti. Però vediamo se Topin Kestrel riuscirà a chiudere un eventuale attacco su Gianluca Coco, perché vedo che il distacco tra il pilota Renault e Rafa Idex si attesta sempre sul mezzo secondo. La cosa incredibile è che i primi tre, anzi i primi cinque praticamente, non si sono mai staccati durante questi primi cinque giri, anche se però vedo un Lewis che in questo momento potrebbe danneggiare molto di più il suo compagno di squadra, perché non ha più carico aerodinamico e mamma mia, è andato a sfiorare il muro. Ma attenzione, perché stiamo per iniziare l'ultimo giro e credo che vedremo una volata 3 per la vittoria, perché con il lungo rettilineo sicuramente ci potrebbe essere ancora una chance per chi insegue. Ultimo giro che sta per iniziare adesso con Rafu Idex al comando, con Gianluca che deve cercare di spremere tutto quello che ha della sua Renault per cercare l'attacco nei confronti di Rafu Idex, che in questo momento è stato molto bravo a gestire la prima posizione. Infatti la distanza e arriva dietro tra... sì, arriva dietro Topin Kestrel, la distanza tra Gianluca Coco e Rafu Idex non basta, non si chiude. Forse sì, si chiude proprio all'ultimo momento. Attenzione. Non ce la fa. Milissano intanto passa da Lewis, vediamo se la situazione varierà nelle prossime curve, dove ci sarà nuovamente il DRS. Topin Kestrel praticamente bacia il codone della Renault G di Gianluca Coco. Gianluca Coco che è uscito male in curva 3, bravissimo Rafu Idex ad accelerare bene. Gianluca Coco ha ovviamente solo l'unica chance di prendere la scia nel lungo rettilineo e provare l'attacco in volata, come anche Topin Kestrel. Deve però stare vicino tutto questo giro, non commettere l'errore. Intanto Rafu Idex cerca di pennellare le curve nella parte centrale per cercare di difendersi nei confronti del due al suo inseguimento. Dietro le due Ferrari hanno mollato la presa, come Alessandro che non è più in grado di lottare per il podio. La lotta in questo momento si restringe a 3 con Rafu Idex che sembra guadagnare qualcosa qua nella parte centrale, leggermente sottostrezzante la vettura di Gianluca Coco. Assolutamente, guadagna forse il tesoretto che basta per rimanere salvo. Dato vedo Tucumi che penso sia andato lungo anche lui nel primo settore, curva 3, ma l'azione è tutta davanti, signori. Rafa Edex, ultima 5, curva. Attenzione, ultima curva. Ho visto una squadra da parte di Topin Kestrel, però vediamo. Attenzione che... perché è molto vicino. Potrebbe soffiare veramente in volata da parte del pilota della Renault. Sfrutta tutto quello che ha nell'ERS. Rafu Idex che sembra trarre vantaggio dall'ERS che ha accumulato e forse riesce a vincere davanti a Gianluca Coco e davanti a Topin Kestrel. Grande prova di forza da parte del pilota della Red Bull che va a vincere il Gran Premio di Baku. Subito seguito da Gianluca Coco e Topin Kestrel, che hanno tentato l'impossibile, ma purtroppo non ci sono riusciti, chiudono in seconda e terza posizione. Subito seguiti appunto da Melisano, Lewis, Slam, Tia Prince, Vaol, Paolo, Visser, Michael, Taz, Patrick Speri, Riverson Ami, Kaisermatt e Mr. Crive. In ultimo a chiudere abbiamo Tukumic, che sta percorrendo il rettilineo finale proprio in questo momento.
non ho più fiato. ed è una costante, ovviamente. In ogni lunedì, quando c'è la Sport League, non ho più fiato. Perfetto, fantastico. Ti dirò, la gara sprint è stata sicuramente. È stata sicuramente la cosa che ha sconvolto totalmente la gara di oggi. Intanto i primi prospetti del pilota del giorno vedono già Lukaku come vincitore. Parliamo di un pilota che è partito dal fondo dello schieramento e ha guadagnato la seconda posizione. Che cosa ne pensi, caro il mio Jacopo, di tutta questa gara sprint, mettiamola in questo modo? Ma è stata molto divertente gli ultimi 6 giri, i piloti hanno dato il massimo. Devo anche sottolineare il fatto che io ho azzeccato il pronostico, eccolo, quindi lì. Un po' me la tiro in questo momento. Comunque c'è da dire che mi ha sorpreso molto il ritmo di Lewis con la Ferrari con la gomma rossa, perché con la Hard era veramente in difficoltà, con la rossa invece era molto aggressivo e stava facendo veramente una gran bella gara negli ultimi giri, aveva pure superato Raffo Idex. Ciò nonostante, devo dire che Raffo Idex in questa gara è sembrato veramente avere un passo in più rispetto agli altri, è riuscito addirittura a contenere il ritorno di Gianluca Top Inchester sul rettilineo principale, segno comunque che aveva conservato bene l'Ers, perché ovviamente non c'è da nascondere, tutti hanno provato a scaricare tutto nel rettilineo finale e si è visto proprio come la Red Bull allungasse nei confronti della Renault prima di azionare il DRS, quindi ottima anche la gestione dell'ERS. Grandissima gara di Gianluca, perché partire ultimo, fare quel ritmo con l'Hard e cercare addirittura la vittoria vuol dire che comunque oggi ha fatto veramente una gran gara. Dobbiamo un po' capire invece Top Inchester, che non ha trovato subito ritmo con la gomma Hard all'inizio, complice anche l'errore di Kaisermatz, e poi aveva rotto pure il flap. Quando poi è passato alla gomma rossa ha avuto quei due giri un po' dove ha rischiato anche di perdere il contatto, è rimasto lì coi primi tre, ma non è riuscito poi a fare meglio del terzo posto. Comunque punto importante anche per il suo, soprattutto per il suo mondiale, visto che perde qualcosa da Raffo Idex, ma comunque è saldamente in testa mondiale. Assolutamente, ha un ottimo tesoretto Top Inchester in questo momento dal punto di vista dei punti in campionato. Sicuramente un'ottima notizia appunto per Raffo Idex, che si conferma dopo alcune gare un po', non dico opache, ma comunque di certo non brillanti dal punto di vista delle prestazioni per il pilota Red Bull. Riuscito sempre a mettere una pezza, ma in questa gara si è confermato nuovamente e è riuscito correttamente ad imporsi e a far vedere. Scusate che anche se lui, vi interrompo, anche lanciamo c'è. Un Prego. Piccolo mini spot, così voi invitate i piloti e almeno poi andiamo diretti al post race show. Assolutamente, quindi signore e signori, mini spot. A tra poco, me lo segno.
No, manca già lui. Ecco, manca già lui. Io mi muto. Eccolo. Guardo, eccolo qua. Io, vabbè, dai, vi annuncio e poi mi muto e guardo la chat. Comunque, ragazzi, non potete farci perdere fiato così tanto. Grandissimi. Mi sentite? Sì. Yes, ti sentiamo. Okay, grazie. Signora regia, ci dica il via. A meno che non siamo già il via, perché in quel caso io ve l'ho già detto il via. Non è vero, non ce l'ha detto, non ce l'ha detto. La regia fa quello che non va bene, ossia fa le cose. Ok, fa le cose. No, ma tu stavi ancora pensando a mutarti, non mutarti. Io ti avevo detto guardate che potete perfetto andare. Perfetto, dopo facciamo un discorso io e te, caro signor Long, su questo discorso qua. Signore e signori, bentornati, salve, siamo di nuovo qua. Abbiamo invitato tutti i primi tre classificati, ovvero sia Rafoidex, Gelukoku e Top Inchestre. Quindi è il momento delle interviste post-gara. Caro il mio Jacopo, ti lascio la parola. Intanto, se voi dalla chat su Twitch avete delle domande, avete dei dubbi, avete delle domande da fare appunto ai primi tre classificati, potete farle tranquillamente, io le riferirò assolutamente per voi. Prego. Grazie Alessandro, quindi passiamo subito ai piloti che hanno conquistato il podio e passiamo al vincitore in questo momento, ovviamente aspettando il post gara, ovvero Raffo Idex. Ciao Raffo. Ciao GG, buonasera a te. Allora Raffo, hai fatto una qualifica molto buona, avevi fatto praticamente la pole position, poi hai avuto un crash all'inizio sessione, quindi sei dovuto rifare la stanza, quindi conseguentemente hai avuto anche la penalità. Ottima partenza, ottima gestione della gara, raccontaci un po' come l'hai vissuta, soprattutto gli ultimi tre giri dove sei stato al comando e dovevi difenderti da Gianluca con Top Inchestre che non ti mollavano un centimetro. Bah sì, tutto è partito dalla qualifica, che vabbè il primo tentativo l'avevo tagliato, però per la prima volta ero tranquillo in qualifica. Esco dai box per fare il secondo tentativo, mi esce errore CP7, lì vabbè ho tirato giù mezzo calendario. E da lì diciamo che non nascondo che ormai non ci speravo neanche più, perché partendo sesto. Però alla fine la partenza sono partito bene, ho preso subito una posizione su Sdem, poi su Tukumik mi sembra, e da lì mi sono messo dietro, ho provato a passare quasi subito Melissa, non ci sono riuscito, ho aspettato il DRS e ho tentato l'overcut su Lewis perché ho provato e l'undercut non è che funzionasse molto bene, perché le hard il primo giro soprattutto era fredda, non andava in temperatura, quindi sono stato un giro in più fuori, ha funzionato proprio al millimetro. E poi non so cosa è successo con Topping, perché qualche curva dopo credo con ho visto un Alfa Tauri girata e Topping tipo era fermo praticamente in mezzo alla pista, lì mi sono rimesso sotto il DRS, poi sono riuscito a passarlo e dopo che l'ho passato il mio obiettivo era buttarlo fuori dal DRS, ci ho messo un casino perché andava veramente molto forte, poi credo abbia scheggiato l'ala e quindi è uscito fuori dalla zona, ma comunque rimaneva sempre lì 1.4, 1.5 nonostante il danno. Poi è uscita la safety car, ero un po' indeciso, ho detto vabbè metto la rossa, mancano 9 giri e l'ultimo giro stavo tremando perché avevo sia Topping che Gianluca dietro attaccati, quindi ho detto boh, conservo tutto l'ERS, piuttosto mi faccio spassare in questo giro, poi lo sparo all'ultimo e ha funzionato. Quindi grazie del tuo racconto. Ti volevo anche chiedere a questo punto, siccome Monaco ti avevo chiesto quando tu avevi fatto podio se era un punto di svolta comunque della stagione, credo che Baku confermi l'ottima trend che stai continuando da Monaco in poi, e a questo punto credo che guardi molto con fiducia il Gran Premio di Canada, visto che vieni da due cittadini comunque che hai fatto molto bene. Sì, non nascondo che io mi trovo comunque abbastanza bene nei cittadini, poi Baku vabbè è stata la mia prima gara in Prime nel 2018, l'anno scorso la prima vittoria, quindi mi trovo anche abbastanza in confidenza col circuito. Non pensavo di essere a questo livello, sinceramente, pensavo di andare un po' più lento. E
o più lento o che gli altri andassero più forti, non so, credo sia uguale a questo punto. E quindi niente, Canada sì, anche l'anno scorso avevo fatto bene, quindi spero anche quest'anno non ci ho fatto mezzo giro anche lì, quindi vedremo. Perfetto, quindi lasciamo, anzi Alessandro, hai qualche domanda per Raffo Idex o qualche domanda alla chat per lui in questo momento? In questo momento no, per cui procedi pure. Perfetto, allora passiamo al secondo classificato. Praticamente ha cercato questa persona di emulare Perez nella gara di Sakhir, ovvero Gianluca Occo, che dall'ultimo posto si è ritrovato all'ultimo giro a battagliare per la vittoria, arrivato secondo. Gran gara comunque per il pilota del Renault. Ciao Gianluca. Buonasera a tutti, complimenti Raffo, complimenti Topping. Allora Giallo, gara che ovviamente è stata condizionata anche dalla safety car che ti ha permesso di giocarti per la vittoria, ma soprattutto grandissimo passo con la gomma hard a pista libera, soprattutto quando gli altri avevano messo gomma hard nuova, tu con gomma hard usata tenevi un gran bel ritmo. Raccontaci la tua gara, soprattutto come hai fatto a districarti bene nel traffico nei primi giri e ovviamente l'emozione dell'ultimo giro di una gara così tirata. Sì, allora, innanzitutto ti ringrazio per, per tutti questi complimenti, perché sono stato molto, ma molto fortunato per quanto riguarda la safety car. Per quanto riguarda invece i giri con le hard, sapevo di avere un ritmo discreto con la hard, però insomma mi sono trovato bene sin da subito, anche stasera. Sono stato fortunato perché in partenza... sono riuscito, nei primi due giri ho superato 2-3 auto, quindi poi ho avuto pista libera, ero il primo dei non gomma rossa e lì ho iniziato a fare il mio passo sul 44-0, 43-7, 43-5 alcune volte, quindi stavo diciamo al passo con gli altri. Sfortunato da un punto di vista perché nei primi 2-3 giri ho perso tantissimi secondi dietro al gruppone. Fortunatamente poi sono riuscito a passare e da lì insomma mi sono tranquillizzato. Poi che dire, negli ultimi giri ero molto più preoccupato da quelli che venivano dietro, da quelli avanti. Sapevo che potevo attaccare, ma logicamente quando c'hai un topping extra selvatico dietro il culo ovviamente sai che prima o poi ti attacca, quindi ero molto più indirizzato a guardare dietro che davanti. E per il resto niente, sono molto molto contento, ecco. Molto molto soddisfatto. Abbiamo visto nelle ultime gare che sei partito molto dal fondo, tanta sfortuna, problemi anche per quanto riguarda le connessioni, quindi esatto. Diciamo che da Cina in poi non ti ha girato più nel verso giusto. Con questo risultato pensi che comunque possa comunque un po' di fortuna ritornare nel tuo conto, almeno cercare di lottare come hai fatto oggi per la vittoria, oppure temi ancora qualche problema anche a livello non tuo ma a livello di connessione per altre cose? JJ, io lo spero vivamente che questa connessione mi lasci al più presto, perché è molto frustrante non poter esprimere il proprio potenziale. E poi per quanto riguarda la partenza dal fondo di oggi, è una mia stupidità a Monte Carlo, l'ho detto praticamente quasi a tutti, ero quarto, non so, per miracolo probabilmente, al primo giro volevo far passare Raffo perché sapevo che diciamo, ci siamo allenati insieme, quindi sapevo che lui era molto più veloce, ho detto adesso lo faccio passare qui, mi sposto un po' sulla sinistra, lo lascio andare, invece niente, ho preso il muro, da lì proprio blackout totale, ho iniziato a tagliare, a fare danni, prendere penalità, quindi... mi manca un po' di lucidità ancora, come non manca né a Topping né a Raffo, però insomma sì, sono molto fiducioso, mi piacerebbe continuare a lottare, giustamente non devi sbagliare niente, non devi assolutamente sbagliare niente. Perfetto, Alessandro, hai qualche domanda per il pilota della Renault? Per il pilota della Renault no, non al momento, grazie. E anche una tua personale domanda. Paura, sì. No, no, no. Tranquillo. Perfetto. Allora passiamo al terzo classificato, al leader del mondiale, a Topping Kester.
Sconclusionato, devo prendere fermi. Cosa succede? Alzo le mani. È ripartita. No, buonasera. È successo del casino. In realtà c'è il signor Long che ovviamente ha toccato. Signori, quando c'è il Long che tocca, bisogna tenerlo fermo. Ma Ok, cosa ho intanto questo. toccato? Che io ero fermo! Mi hanno dovuto avvisare in 60 che era morto l'audio. Poi vado a vedere la scheda video, era morta. Cioè, calda come poche, Niente. è morta. E giustifica e dà le colpe alla scheda video. Questo non va bene. Basta, basta. Comunque, siamo ritornati. Vi siete persi per fortuna uno sproloquio totale per sentire se l'audio a un certo punto ritornava. Meglio così, l'avete perso. Ci scusiamo con Rafa Idex, Topincastra e Gianluco per questo ritardo, questo problema. Se Jacopo vuoi ricominciare, se Sì, no, vuoi. più che altro credo che non si è sentita l'intervista con Topping, quindi partirei con lui per fare un breve riassunto. Topping, se volevi farci un breve riassunto della gara. Da capo. mi sa, ho paura. Ho questo dubbio, perdonaci. C'è stato del casino oggi. Allora, in breve, no, avevo poco feeling col setup, uno dei pochi weekend dove non sono riuscito a trovare quello più adatto a me. Nei primi giri ho cercato di allungare in modo che Houston non avesse il DRS. Una volta portato 3 secondi ho gestito. Poi fino al pit è andato tutto bene finché ho trovato Kaisermat che si è girato in curva 10. E niente, lì ho perso tutto il vantaggio che avevo messo nel primo stint. Una volta che Raffo era davanti, cioè che era dietro, l'ho lasciato anche passare in modo che facesse un po' di passo. Poi comunque andava forte, ho cercato di tenere il DRS e ho rischiato di rompere l'ala, cioè l'ho rotta l'ala, però ho visto che teneva abbastanza, non sono rientrato ai box e poi è entrata la safety car e ho sbagliato l'ingresso, cioè avevo un delta di 2 secondi positivo e non sono stato abbastanza vicino e da lì sono sceso fino alla quarta posizione. Perfetto, Alessandro, hai qualche domanda per il leader del campionato? Allora, non ho una domanda per Topincaster, ho una mia domanda personale per tutti e tre per quanto riguarda la prossima pista, però io voglio dare un attimo uno sguardo appunto alla chat, che ho visto delle domande particolari, adesso devo andare a ricercarle. Ovviamente qui abbiamo, lo confermo e lo rendiamo storico. Già, il signor Just Loller dice che se domani fa il quarto zero di fila e regala una sub, lo manteniamo per i posteri, ovviamente. Poi abbiamo da parte di Luca Flaminio per Raffo Idex. Da 1 a 10, quanto credeva davvero di restare primo dopo essere uscito dall'ultima curva? Ovviamente è riferito alla Foidex. Riformulo. Da 1 a 10, quanto credevi davvero di rimanere primo dopo essere uscito dall'ultima curva? Penso nell'ultimo giro. Sì. Nell'ultimo giro, quando mi sono girato, tipo Gianluca stava a 4 decimi. E quindi direi tipo 4. Perché veramente ho detto oddio, è vicinissimo. Infatti mi sono un po' spostato a sinistra. Poi a destra ho sparato tutto l'ers, grassa, qualsiasi cosa. Perfetto. Poi ho visto che non si avvicinavano troppo, quindi sono stato Non tranquillo. avevo più Ok. niente. Ok. Domanda mia personale. Prossima settimana abbiamo una piccola parentesi in America e voliamo direttamente in Canada sul circuito dedicato all'indimenticabile Gilles Villeneuve. Qual è il vostro feeling sulla prossima pista? Ma buono, è una pista abbastanza semplice. Buono, mi sono trovato bene anche l'anno scorso, tant'è che ho fatto forse una delle migliori gare l'anno scorso lì. E ecco, l'unica cosa sono i tagli, non so come è messa quest'anno, ma
l'anno scorso era tragica, soprattutto l'ultima chicane sul muro dei campioni, i tagli fioccavano, quindi bisogna vedere. Male, non ci ho mai girato, quindi non so. Attenzione, rilevazioni, mamma mia, rivelazioni scioccanti, signori. Giuro, sul 20 mai girato, mai. Allora. No, raga. Va bene, poi dopo voi non avete sentito il signor dottor Long, ma mi sa che dopo stasera, signori, qui non finisce bene. Allora, diciamo che con l'intervista abbiamo terminato. No, tu non hai idea, tu è finita per sempre. Andiamo a vedere appunto le valutazioni per quanto riguarda il driver of the day. Andiamo a vedere appunto chi è il vincitore di questa votazione. Quindi il driver of the day per quanto riguarda la Sport League sul circuito dell'Azerbaijan è Jean Lukaku con il 50% dei voti. Attenzione, quindi il vincitore del Driver of the Day è Jean Lukaku, subito grazie seguito da Rafo Idex, e poi un ex equo tra Lewis e Melisano, e poi via via tutti gli altri. Direi che manca soltanto da definire il calendario per questa settimana e la prossima. Questa settimana ovviamente rimaniamo in terra azera, grazie, mi sono trovato sempre in difficoltà. Quindi domani abbiamo la Pro League, mentre giovedì e venerdì abbiamo rispettivamente la Master League e la Prime League. Il 14 dicembre, fra 7 giorni, il lunedì, come abbiamo detto, siamo in Canada con la Sport League, e direi che in questo momento non ci resta altro che arrivare ai saluti finali. Ringrazio ovviamente i primi tre classificati, Rafa Idex, Jean Lukaku e Top Inchestre, per le interviste, e mi scuso per il contrattempo. Ma non c'è problema, non c'è problema. Salutiamo anche il carissimo Andrea Badolato, che ci ha dato una mano per quanto riguarda la direzione gara, che in questo momento non ci può sentire. Ringraziamo ovviamente la regia, a cui vogliamo un sacco bene, gli diamo un bacino, al signor Dottor Long, ad Andrea. Io vi dico soltanto che nel DVD ci sarà lo sproloquio di Ricciardone a microfoni spenti. Comunque buonanotte a tutti, perché l'ho salvato questo. Guarda, lo voglio anche io in versione integrale, io te lo dico. Ringrazio ovviamente il mio compagno di avventure, Jacopo. Ringrazio te, Alessandro, ma non ringrazio Long. Perfetto, direi che siamo messi bene. E ringrazio ovviamente tutti i telespettatori che ci hanno seguito fino ad ora, fino al termine di questa diretta. Io sono Alessandro Lassati e il signor Ricciardone. Vi do appuntamento a domani per la Pro League e successivamente per la Master League e la Prime League. Mentre noi ci rivediamo settimana prossima, signori e signori. Buonanotte. Buonanotte.